Veniamo ora alla prima delle relazioni di questa mattina, che è affidata al professor Paolo Gian Siracusa. Ora, se io dovessi presentare il professor Paolo Gian Siracusa, commetterei certamente un atto criminale, da essere portato in tribunale e interdetto naturalmente, come non compos mei, non padrone di me stesso. Tutti conoscono a Siracusa il professore Paolo Gian Siracusa, che è la nostra punta di diamante della cultura artistica e che per decenni ha illustrato e combattuto battaglie di civiltà in difesa del territorio e dell'arte, con alterne fortune certe volte, ma sempre con grande impegno, con grande visibilità e devo dire con grande coraggio, perché ci ha messo sempre la faccia, come si suole dire oggi con questa bruttissima espressione, cioè dire, è stato sempre in prima linea a difendere le sue idee e a combattere quelle, ahimè, spesso distorte di coloro i quali a parole difendono il territorio e in realtà ne fanno scempio, togliendone l'uso ai contemporanei e soprattutto a coloro che verranno. A voi, Paolo Gian Siracusa. Buona giornata, benvenuti. Oggi parliamo di un grande amico della nostra città, Salvo Monica. Vedete, dobbiamo un attimo inquadrare la figura dell'artista nel panorama storico-artistico italiano, altrimenti non riusciamo a capire dove si colloca il suo contributo. Poi dopo scenderemo nel dettaglio, ma in prima battuta è necessario collocarlo in termini storico-artistici. Vedete, le date sono precise: nasce nel 17, si forma in un ambiente molto umile, che è quello ispicese, vede il padre che intaglia il legno delle botti e non solo, e quindi diciamo già c'è interesse a togliere materiale dal blocco, per dare anima alla materia. Già nel 35 lo troviamo, ancora prima scusate, lo troviamo a Siracusa, non aveva ancora 20 anni, lo troviamo a Siracusa presso i fratelli Assenza. I fratelli Assenza chi sono? Sono artisti di origine modicana. Allora Modica era provincia di Siracusa, quindi era facile per loro, insomma, frequentare l'ambiente aretuseo. Gli Assenza erano scultori, pittori, mosaicisti, lavoravano le paste vitre, si interessavano di tempere murali e facevano anche scultura. Qualche anno fa la provincia regionale dedicò una grande mostra, una mostra antologica, a Beppe Assenza nei locali della cripta del collegio. Il nostro Salvo cresce accanto a loro, accanto agli Assenza, e l'ambiente in cui si incontrano, il luogo complice della loro amicizia, è la Fontanina, luogo straordinario del fotografo maltese. Vedete, se noi dovessimo questa mattina tracciare la storia iniziale di tutti i grandi artisti del Novecento italiano, bene o male dovremmo dire le stesse cose. Se per un attimo dovessi parlare io di Emilio Greco, scopriremmo che si è formato nella bottega dello scultore di opere cimiteriali Zagarella. Se dovessi parlare di Francesco Messina, la stessa cosa, di Giuseppe Migneco pure, e così via. Mi limito agli scultori. Per dire che hanno avuto tutti la stessa formazione, si sono formati nella realtà culturale locale, si sono formati in Sicilia, dove hanno appreso il fare, dove hanno appreso le tecniche dall'artigianato puro, dove ancora c'erano segni, modelli, esempi di una tradizione antichissima. Quindi da un canto la tecnica assorbita direttamente dagli artigiani, dall'altro le strutture compositive e i valori espressivi. Dove, direte,
non eravamo certamente la trincea dell'arte in quel tempo. Dove? L'ha detto la dottoressa Basile poc'anzi. Guardandosi intorno, e tutto da noi parla di grecità. È come se i greci fossero andati via l'altro ieri. È come se questa grande civiltà che ha lasciato segni straordinari nel nostro territorio fosse scomparsa ieri. E quindi i valori formali, la compostezza, l'equilibrio, l'armonia delle forme, dalle forme antiche. Gli aspetti espressivi, sempre dalla classicità, ma guardando alle tensioni, alle vibrazioni, alle passioni del proprio tempo. Di Assenza poi si trasferiscono a Roma e lui qualche anno dopo li segue. È una partenza importante la sua, perché ha l'opportunità di vincere il concorso di ammissione e di poter frequentare la scuola della medaglia. Questa scuola della medaglia esiste ancora ed è una delle scuole più prestigiose al mondo dal punto di vista della scultura. Dico al mondo, non solo a livello nazionale. Ed è una scuola che ha assorbito tutta la tradizione, tutti i valori dell'arte antica, dell'arte medievale, di quella rinascimentale, fino al nostro tempo. Cioè tutto lì si è stratificato, come in un grande scavo archeologico, è tutto stratificato. La cultura del passato e anche quella recente si ritrovano in una commistione di tecniche, di forme e di espressioni straordinarie, in un crogiolo che ancora studiosi da tutte le parti del mondo cercano di capire e conoscere. Viene ammesso, addirittura ottiene anche una borsa di studi, e questo è importante per un giovanetto che veniva da una realtà certamente non ricca, e frequenta questa scuola. La scuola della medaglia in quegli anni era una scuola che si basava prevalentemente su quello che era il sistema dello schiacciato donatelliano. Si vede da alcune medaglie che graziosamente Enzo ha portato. Lo schiacciato donatelliano è un metodo che comprende il fare della scultura e il fare del pittore attraverso il medium dell'incisione. Voi direte: non la fare complicata questa mattina perché sabato ci sentiamo liberi. E allora, il fare dello scultore qual è? È quello di togliere e quindi di ricavare dal masso informe, dalla materia sorda, muta, qualcosa che vibri, che palpiti. E allora il volume, diciamo così, in maniera molto semplice, il volume. Questa è, diciamo, la ricerca che fa lo scultore, tirar fuori dal masso informe il suo volume, la sua plasticità. La tendenza del pittore è invece quella di creare illusioni spaziali, tonali. Questi due elementi metteteli insieme e incomincia a venire fuori Salvo Monica. Ma vi ho detto poc'anzi il medium, l'elemento che sta di mezzo. Per il pittore il medium è la materia che scioglie, cioè a dire l'olio di lino, professore Gassia, l'olio di lino. Oppure ad esempio per la tempera è l'acqua, oppure il bianco dell'uovo. Qui il medium è il bulino, qui il medium è l'elemento che incide. E cosa incide? Incide aspetti materici. Allora io ho due forme che sono sullo stesso piano dal punto di vista plastico, come faccio a farne avanzare una o a farne indietreggiare un'altra? Attraverso il sistema dell'incisione io illumino una forma e ne oscuro un'altra, proprio come potrebbe fare un fotografo con la focalizzazione dell'immagine. Quindi patino di più quella che voglio in primo piano e oscuro un po' di più l'altra, martellandola, tormentandola col bulino. E quindi la punzecchio, la incido, la graffio, e quindi quella indietreggia e l'altra avanza. Eppure sono tutte e due sullo stesso piano. Guardate ad esempio
il Balilla. Nel Balilla si può dire che è tutto sullo stesso piano, però il Balilla avanza, sembra quasi catapultato in quello che è lo spazio esterno. Invece tutto il resto della composizione indietreggia, perché se voi lo guardate da vicino è tutto punzecchiato dal punto di vista plastico, cioè dire, ci sono delle piccole striature che gli fanno perdere luminosità e quindi va indietro. È lo schiacciato donatelliano, che appunto conferisce luce laddove è necessario che ci sia, perché le forme devono avanzare, e dà più chiaroscuro invece laddove le forme devono indietreggiare. Alla scuola dell'arte della medaglia questo lui apprende in primo luogo, e apprende anche quello che è il sistema compositivo, il sistema formale classico, che tanto andava di moda in quegli anni. Direte, perché proprio in quegli anni? Perché nel 37-38 già tutte le avanguardie storiche avevano fatto la loro corsa, avevano avuto il loro sviluppo. Lo stesso Picasso negli anni 20 viene in Italia e dà corso ad un periodo artistico tutto personale che è dedicato al Mediterraneo, dove ricompone, riprendendo i cocci dell'astrazione di prima, riprende i cocci e ricompone l'immagine, ricompone la figura. Lo fa negli anni 20, dagli anni 20 al 37, voi capite, la ricomposizione formale è un fatto che è di moda. E quanto sia di moda la ricomposizione formale dopo le avanguardie storiche lo possiamo capire guardando le due scuole di pensiero che c'erano in quel momento in Italia. L'Italia, che se ne dica, nella prima metà del Novecento è stata all'avanguardia nel campo artistico. Parigi finisce quella che è la sua corsa con l'impressionismo, e dall'espressionismo in poi le varie scuole europee, quella spagnola, quella tedesca e quella italiana, incominciano a riprendere terreno, il terreno che avevano perduto. È importante chiarirlo, perché si pensa altrimenti che il mercato delle idee è rimasto a Parigi nel Novecento. Non è così. Quali sono le scuole di pensiero? Noi abbiamo, da un lato, la scuola di Arturo Martini, Marino Marini, dove all'interno della forma si sentono ancora quelle che sono le tensioni dell'astrattismo. Arturo Martini scava nella materia cercando di far vedere ciò che si sente. Invece c'è un'altra scuola che ha come maestri Francesco Messina, Emilio Greco, artisti che vengono dalla scultura cimiteriale e quindi che hanno scolpito le forme di un neoclassicismo tardo. Ecco, poi c'è un'altra scuola, appunto questa, che invece si basa sulla bella forma, sulla riproposizione della bellezza. E allora vedete, Salvo Monica è tra queste due scuole, si colloca a metà. Da un lato coglie quella che è la tensione plastica di Arturo Martini, di Marino Marini, dall'altro ritiene che egli si esprima meglio ricostruendo l'immagine secondo i canoni della bellezza classica. E la scelta la fa nel preciso momento in cui viene incaricato per la realizzazione di opere pubbliche importanti. Voi avete visto scorrere delle immagini, c'erano i mestieri della Sicilcassa, della Cassa di Risparmio di Siracusa, realizzati nel 60-61, poi avete visto più volte, abbiamo notato le immagini della Pentecoste del seminario vescovile di Catania, e poi abbiamo visto bronzetti, sculture più piccole, ma ce n'era una di grandi dimensioni, peccato certo che nella riproduzione fotografica non si comprende la scala, poi ce n'era una grande in mezzo, molto grande, che è quella relativa alla resurrezione di Lazzaro, che si trova all'ospedale Santa Marta a Catania. Non è come si pensa. Normalmente oggi, quando un artista realizza per un ente pubblico, è perché qualcuno l'ha chiamato. Il nostro Salvo Monica non veniva chiamato da nessuno, vinceva i concorsi.
cosa di cui abbiamo perduto l'abitudine nel nostro tempo. Che il concorso che cosa significa? Mettersi a concorso con altri, cioè dire sfidarsi, dare il meglio di se stessi, portare che cosa? Un messaggio alto, il più alto possibile. Quindi non quello che abbiamo a casa per proporlo all'amico che ci ha chiamato, ma portare il meglio di noi stessi per vincere una competizione. Risultati di concorsi. Nella Pentecoste di Catania, se avete notato, le figure sono più schematiche, perché lì c'è un disegno complessivo da comporre. Il prospetto è notevole, stiamo parlando di 70 metri quadrati di superficie scolpita. Ho ancora detto più. Forse io toglievo il tondo centrale nel mio calcolo. Vi immaginate? Un campo sportivo. C'è da confondersi a scolpire una superficie così grande. Però vedete, c'è uno schema geometrico rigoroso. E questo schema geometrico, non essendo tenuto dall'architettura che non c'è, perché normalmente lo scultore o il pittore reggono il tutto, quando la composizione è grande, attraverso le linee dell'architettura. In questo caso l'architettura non c'è. E allora che cosa fa l'artista? Fa passare delle linee dalle figure e le figure diventano ragnatela, struttura compositiva dell'insieme. Cioè dire, la forma si regge, la forma complessiva si regge perché c'è una ragnatela geometrica rigorosissima che tiene il tutto. E quindi queste linee che devono passare sulle figure necessariamente devono essere evidenti. Ecco da qui il taglio squadrato delle figure. La composizione è realizzata così come farebbe un ceramista, cioè dire, ceramista, vedete, modella dei pezzi, poi li taglia e li giustappone. Qui invece lui ha preso delle lastre di arenaria, blocchi di arenaria, ha scolpito le sue figure tenendo conto di quell'insieme di cui parlavamo prima e poi ha incastrato i vari pezzi tra di loro. È una materia dorata straordinaria la pietra arenaria. Gli ricorda la sua ispica spaccaforno proiettata a mezzogiorno verso il Mediterraneo. È la pietra d'oro delle nostre spiagge, provate ad andare all'Arenella. Ha rinunziato al marmo, vincitore di concorso, pensate, per la Sicilcassa, dove si erano spesi davvero tanti quattrini per la realizzazione dell'edificio, nessuno gli avrebbe negato il marmo o il granito, ma ha scelto lui la pietra arenaria e qualche blocco appunto è recuperato. Perché? Perché c'è l'aspetto dell'incarnato, perché c'è il calore della materia e quindi è quella materia è pittorica proprio come vuole lui. Non è una materia sorda, ma è pittorica. Vedete, i miei studenti dell'Accademia di Belle Arti hanno realizzato un calco per la Società di Storia Patria. Grazie. Abbiamo in questo momento all'Accademia l'originale di questo frammento. Sarebbe l'aratore questo, la parte superiore dell'aratore, che è la prima figura che si vede sul prospetto della Sicilcassa. Purtroppo dal calco si capisce molto poco, però i ragazzi hanno cercato di interpretare quelle che sono le coloriture che tanto amava l'artista, per cui se vedete sull'umile gesso hanno creato una patina cromatica che ricorda l'effetto dell'arenaria, ma certo non si poteva ottenere quella tensione cromatica che è tipica di questa materia straordinaria, di questa sabbia che è frantumazione di rocce e di montagne e che poi si compatta accanto al nostro mare e per compressione diventa ancora una volta pietra. Quindi c'è un sentire scavando questa materia, c'è un cercare in questa materia, cercare che cosa? Polvere di vite vissute. Di questo materiale fa uso, come dicevamo, nel prospetto della Sicilcassa. Parlare di questo edificio, sapete, significa parlare di una delle più grandi disgrazie della nostra città.
perché questo edificio che viene abbattuto nel 57, siamo davanti a due palazzetti, uno è il Palazzo Corbaia, realizzato nel 628 da Giovanni Vermezio, e un altro la Casa Zumbo, che addirittura aveva tracce di un edificio del 400. Però nel 57, senza colpo ferire, i due edifici furono abbattuti. E si diede mandato all'architetto Gaetano Trapisardi, altra figura straordinaria a cui dovremmo dedicare delle giornate, dottoressa Basile. Perché questa città, per riconoscersi allo specchio, ha bisogno di recuperare la propria identità. Perché qui le facce si sono sporcate nel tempo, lo specchio è appannato e nessuno si riconosce più. Allora abbiamo bisogno di pulire lo specchio e di pulirci un po' anche noi, per capire bene chi è che siamo e da dove veniamo, perché solo comprendendo questo potremo difendere i valori che ci appartengono, e incominciare da questo museo straordinario. E allora viene abbattuto l'edificio, l'architetto Trapisardi ha l'incarico di realizzare il progetto nuovo e nasce il Palazzo della Sicilcassa. Vengono chiamati due scultori, l'architettura è razionalista, l'architetto Trapisardi non poteva proporre nulla di diverso, siamo agli inizi degli anni 60, avrebbe realizzato qualcosa in stile falso storico se avesse imitato le case di Ortigia, tanto valeva a questo punto lasciare stare ciò che c'era, tanto era ancora in discrete condizioni, bastava ripararlo, gli avremmo avuto la piazza nella sua interezza, nel suo aspetto formale e originale. Sente però il bisogno di qualificare l'edificio con delle forme scultoree e chiama due dei migliori figli di questa terra, Biagio Poidimani e Salvo Monica. Biagio Poidimani realizza col bronzo il balcone centrale e il cantonale, l'angolo in bronzo del palazzo, dove c'è una figura allegorica che viene dalla campagna, ha vendemmiato, e ce n'è un'altra invece che viene dal mare, la pesca. Queste due figure si ritrovano accanto ad un'altra allegoria, che è l'allegoria del risparmio. C'è una giovane seduta con una cassettina e indica il risparmio. Beati loro, ancora si potevano permettere di pensare al risparmio. Invece in tutti i pannelli che qualificano la linea marcapiano, perché l'edificio ha dei marcapiani, sebbene si vedano poco, ma nel marcapiano più importante, in questo cordone, diciamo così, immaginario marcapiano, vengono inseriti sette pannelli scultori, raffiguranti i vari mestieri. C'è la storia della nostra città e del nostro territorio, anche questo ci siamo dimenticati, perché questo territorio ha nella propria tradizione del lavoro, ha la campagna, quindi l'aratura, l'agricoltura, ha la pesca, il mare, i mestieri, la tessitura, abbiamo perduto traccia di tutto questo, eppure noi siamo quella parte del popolo siciliano in cui si dice ancora tutta sciarra fu pa cucia. Dove si facevano queste cutre se non dalle nostre parti, nelle nostre case, dove c'era un telaio ovunque, e tutto il resto, anche i fabbrici sono là su quei pannelli. Io ho avuto modo di scrivere Salvo Monica agli ultimi tempi, era diventato scrittore Corrado, o meglio, aveva scritto sempre, però alla fine la vista non l'aiutava tanto, le mani forse per la scultura non erano più adatte, e allora si è dedicato di più all'incisione, al disegno e alla scrittura. E allora a un certo punto ha portato un album, mi ha portato per farmelo vedere, un album con disegni straordinari. Lui diceva, sai questo così, sai quello colà, l'avessero i miei ragazzi la vista che aveva lui, guardate. E invece spesso, sapete, non si vede perché non si sa. Disegni bellissimi,
sembrano disegni incisi su lastre di rame, e invece sono disegni fatti a china. E portava anche, per farmeli leggere, dei versi. E in questi versi, che tutti abbiamo la possibilità di conoscere perché i volumi sono anche collezionati nelle nostre biblioteche pubbliche, si parla di lui, della sua spiritualità. Mi piace che Enzo ricordi sempre Padre Alberto. Si parla della sua spiritualità, del suo credo, ma si parla del suo lavoro, si parla dei suoi interessi, dei suoi interessi culturali, delle sue passioni umane. E quindi diciamo, c'è in questi scritti, c'è l'uomo, c'è l'artista, c'è il padre, c'è l'uomo, insomma, nella sua globalità. Cosa intendo dirvi con questo? Che la scrittura ha completato l'artista. La scrittura ci ha dato dell'artista quella parte che ci mancava, o che meglio, non era, sto finendo, quella parte che non era stata messa ancora bene a fuoco. Certo, per noi che ci intendiamo di arti visive, Salvo Monica è lo scultore per antonomasia. E allora, ritornando allo scultore, parlando con lui, ecco perché ho preso questo discorso della scrittura, parlando con lui, gli dicevo: ma come li hai concepiti questi pannelli? Perché io vedo che ci sono delle figure che si ripetono. Dico, il pescatore mi somiglia all'aratore, mi somiglia al fabbro, dico, come mai? Ma perché tu li devi vedere come dei gigli, è come se loro fossero fioriti lì, nella pietra, e a un certo punto sono germogliati, e quindi vedi, si somigliano, perché sono tutti figli della nostra terra, sono tutti fratelli. E allora io questa espressione l'ho utilizzata in una prefazione, mi invitò a scrivere una prefazione in un suo libro, e io ho scritto proprio che queste figure sono germogli di pietra in una terra viva, che appunto è la pietra su cui lui scolpiva queste immagini straordinarie. Vengo al dunque e stringo. Abbiamo fatto il museo archeologico. Posso? Abbiamo fatto il museo archeologico. Abbiamo fatto, con le leggi Siccardi e tutto il resto, il museo di Palazzo Bellomo. A Siracusa manca il contemporaneo. Non abbiamo un museo d'arte contemporanea. Eppure c'era stato un tentativo di galleria civica. Galleria civica intesa come luogo di attraversamento e non come luogo di accumulazione e conservazione. Che quando si parla di galleria privata io posso capire l'attraversamento, ma se si dice civico, allora significa che c'è il pubblico e qui si accumula. Non è accaduto nulla di tutto questo. Allora, come facciamo noi a conservare la memoria di Salvo Monica? Come facciamo a conservare la memoria di Biagio Poilimani? Aspettiamo che le famiglie facciano scelte come quella di Emilio Greco? Emilio Greco ha donato tutto alla città di Orvieto, voi lo sapete? Oppure, ad esempio, aspettiamo che le famiglie facciano scelte come quella di Giuseppe Pirrone, vicinissimo al nostro Salvo Monica, si trova tutta a Recanati. Dico, aspettiamo operazioni di questo tipo, lasciando la città con le pagine strappate, le pagine vanno ricomposte. E allora, Salvo Monica, Biagio Poilimani, Francesco Trombadori, Giovanni Migliara, Armando Tantillo, Vittorio Lucca, dico, sono nomi a tutti noti. Ad alcuni di loro abbiamo dedicato anche degli spazi civici, strade, piazze e così via. Però dico, lasciamo stare i siracusani che conosciamo il trucco, ma se un turista volesse capire chi è Armando Tantillo, visto che legge la targa civica in una piazza della città, dove gli diciamo che può andare a vedere le opere? Allora, se vogliamo davvero oggi onorare Salvo Monica, incominciamo con i presenti. Voi direte, Monsignor Greco, ma fai la predica ai preti? Incominciamo con i presenti, siamo tutti convinti, evidente, incominciamo con i presenti. Imponiamo alla futura amministrazione la creazione di un museo civico d'arte contemporanea. Gli spazi non mancano,
Ortigia ha contenitori straordinari, ogni volta che si restaura un edificio si dice lo facciamo diventare palazzo della cultura, spazio culturale, così insomma, poi le tegole ritornano a cadere all'interno dello spazio vuoto e ripulito. E allora concretamente siamo nel momento in cui la pasta elettorale sta lievitando, non c'è da vergognarsi a dirlo, imponiamolo alla futura amministrazione. Questa città deve avere un luogo prestigioso per onorare i suoi figli, per onorare i suoi pittori, i suoi scultori, i suoi architetti, i suoi scenografi. Vedevo scorrere qui poc'anzi il nome di Paolo Scirpa tra i vari nomi che figuravano. Paolo Scirpa, come Salvo Monica ed altri artisti attivi nel nostro territorio, hanno fatto le biennali, hanno fatto le quadriennali e così via. Perché nessun profeta deve essere onorato all'interno della sua patria, all'interno di Siracusa? Concludo, e così poi dopo ve la guardate con attenzione, con una lettura dell'immagine di Artemide. Poc'anzi si parlava di classico. Il nostro classico non è solo, il nostro classico non è solo quello del periodo greco. La nostra classicità va oltre. Va oltre perché? Perché tutti gli artisti che abbiamo citato, e in particolare Salvo Monica, citano la classicità anche attraverso le citazioni, anche attraverso la maniera della citazione. Vedete, in questa medaglia il nostro Salvo Monica cita la Venere di Botticelli, poi la guarderete con attenzione. E la Venere di Botticelli cita la Venere dei Medici. Come vedete, il passato si raccorda tutto ed è il nostro pensiero e la nostra conoscenza che può amalgamare i termini della nostra cultura e quindi della nostra tradizione e allo stesso tempo della nostra classicità di cui dobbiamo andare fuori. Grazie. Permettetemi una licenza. Da amico devo dire bravo a Paolo Giuseppe. Bravo. Tornando all'ufficialità, io lo ringrazio per questa che è veramente una lezione magistralis, ma non ripeto il sintagma in maniera così superficiale, veramente appassionata e illuminante, sia dalla parte storica, sia dalla parte formale, inquadrata in tutti i grandi movimenti artistici europei. Di ciò diamo atto e ringraziamento ancora una volta a Paolo, che nel giro di 35 minuti ci ha illustrato in maniera veramente esemplare e magistrale la figura di Monica.